ormai avanzata età di 22 anni, come hai imparato a gestire, per ora ovviamente, a gestire durante la partita un momento no? Se dovessi dire, quando io vado in difficoltà, provo a uscirne così, ho un percorso mentale, ho un qualcosa che decido di fare per superare il momento. La tua strategia qual è? La ricetta Sinner in questo caso qual è? Guarda, a me mi dicono mentalmente sono forte. Esatto, è uno dei... Io dico io non sono forte ancora. Cioè tu dici questo di te stesso? Io dico a me stesso, sì, sì, dico io non sono forte. Perché sono successe delle partite quest'anno dove potevo far meglio. Devo accettare che devo lavorare tantissimo da quell'aspetto lì. Perché io, magari voi non lo vedete, perché comunque faccio in modo che l'avversario non mi veda negativo. Però dentro di me qualche volta, cioè, mi butto giù. E è quello che paga sono io. E quindi, te ne rendi conto? E io mi rendo conto. Poi, grazie al mio team che comunque me lo dice, qualche volta dico, non puoi far così o devi migliorare queste cose per arrivare a un step più alto, no? E credo che proprio in quel senso lì i miglior giocatori sono meglio. E quindi quando la gente mi dice tu sei forte mentalmente, sì, sono forte perché comunque sono nei primi 10, però dentro di me so che posso migliorare tanto. Un aspetto è proprio quello lì, di non... quando ci sono delle cose che non riesco a fare, che qualche volta mi butto giù. E invece proprio lì il campione fa la differenza, no? Magari non sento il rovescio, come faccio in modo per farmi arrivare la palla sul dritto, fai tutte, certo, quelle robe lì. E quindi... Puoi giocare un po' più sicuro. Per esempio, cioè io prendo sempre per esempio la partita a Parigi, sì, il secondo turno con Altmaier. Anche con Zverev adesso agli US Open ho sbagliato qualcosa, soprattutto mentalmente, anche se da fuori sembra ok, questo ragazzo ha combattuto, ha dato il massimo che ho dato, cioè più di così non avevo, però ho speso energie magari nel primo, secondo set o terzo set, che poi alla fine quel 0,1% a quel livello fa la differenza, perde la partita.